Questa sera abbiamo come ospite Vincenzo Tarzia, è il più giovane dei cardiochirurghi che lavorano, dell'equipe che lavorano con Gino Gerosa a Padova, ma ce l'hanno mandato perché ci deve ricordare che cosa è la tradizione e che cos'è l'innovazione, come si parte da una tecnica, come l'aiuto della tecnologia, come la modernità, la ricerca, l'innovazione porti alla microinvasiva. Ecco, Tarzia è qui per raccontarci un po' questo excursus della cardiochirurgia padovana, però dobbiamo ricordarci una cosa, che quest'anno sono 50 anni dal primo trapianto di cuore nel mondo e ora Locandina, grazie regia, e ora dovete sapere che Padova è stata invitata tra gli innovatori a Cape Town, dove Christian Barnard nel 67 fece il primo trapianto di cuore. Padova fa parte del gruppo degli innovatori mondiali e salirà su quel podio a ricordare quell'evento. Grazie regia, ritorniamo su Vincenzo Tarzia che ci presenta la cardiochirurgia padovana. Tu sei arrivato a Padova come cardiochirurgo, ti sei messo in fila nell'equipe e hai trovato una grande innovazione. E ti è stato affidato anche il compito di tirare avanti anche tu e remare per le cose nuove. Facciamo vedere il filmato di che cos'è la cardiochirurgia di Padova? Assolutamente sì. Grazie. Allora vediamo il primo filmato sulla cardiochirurgia di Padova che commenterà il dottor Vincenzo Tarzia. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per l'invito. Allora devo sicuramente dire che è un onore far parte del gruppo della cardiochirurgia di Padova diretta al professor Gerosa, perché ovviamente lui è una persona assolutamente illuminata e che ci ha permesso a noi giovani, anche ai più giovani, di poter fare questo lavoro al meglio. Devo dire che viviamo un momento estremamente entusiasmante per la cardiochirurgia. Come avete visto dalla locandina, il professor Gerosa è stato invitato a Cape Town per presentare questa nuova tecnica chirurgica, definita microinvasiva, perché è una tecnica che viene fatta senza arrestare il cuore, senza l'ausilio della macchina cuore e polmoni. Questo è soltanto, diciamo, l'acme che ha raggiunto oggi la nostra cardiochirurgia, dove solitamente si fanno circa 760 interventi all'anno, dove è stato fatto il primo trapianto di cuore in Italia dal professor Vincenzo Gallucci e dove da quando c'è il professor Gerosa ci sono stati dei nuovi record che abbiamo raggiunto. Il primo cuore artificiale totale impiantato nel 2007, ricordo il tempo di essere stato uno specializzando e ricordo ancora con molto molto interesse quando si presentò l'occasione di poter impiantare il primo cuore artificiale totale in Italia. Vedete, primo trapianto nel 2007, è stata un'avventura entusiasmante a cui ho potuto partecipare e che poi è culminata nel trapianto del paziente dopo 1374 giorni, devo dire assolutamente un record mondiale. Assolutamente felice di questo, anche perché mi occupo di tutto il programma del dispositivo di assistenza meccanica, sì. Al circolo, sì. E anche cuore artificiale, ho partecipato, grazie ovviamente al professor Gerosa, a questo tipo di intervento. Senti, parliamo un po' delle vostre attività. Allora, il cardiochirurgo fa degli interventi che una volta erano considerati interventi pesanti, in circolazione stracorporea, eccetera. Voi siete riusciti poi pian pianino a farlo diventare un intervento di routine, a parte quelli in estracorporea, ma anche tutto il resto. Allora parliamo un po' di questa attività. Per esempio, vediamo che cos'è la tua attività quando si fa un estracorporea. C'è un filmato anche di questo. Sì, diciamo un intervento abbastanza comune che facciamo tutti i giorni, l'intervento di bypass aorto coronarico. È un intervento che noi eseguiamo nel momento in cui il paziente ha le coronarie, che sono quei vasi che portano il sangue al cuore. Diciamo, quando le coronarie sono ammalate si può avere un infarto cardiaco. Quindi noi dobbiamo prevenire appunto questa drammatica evenienza. Come facciamo un intervento tradizionale? Apriamo il torace, lo sterno, come vedete in questa animazione, si raggiunge il cuore che, come vedete, sta battendo, quindi non ci troviamo il cuore che batte, dopodiché colleghiamo con queste cannule che vedete, in questo caso l'auricola destra e l'aorta, il paziente alla macchina cuore-polmoni. Questo ci permette di poter fermare il cuore e di poter eseguire tutti gli interventi della cardiochirurgia definita tradizionale a cuore fermo
e ci permette di poter andare ad agire anche dentro le cavità cardiache. Questo si fa soprattutto per quando noi andiamo a trattare le valvole cardiache. Quando invece trattiamo le coronarie, come in questo caso, cosa facciamo? Preleviamo i condotti, in questo caso l'arteria mammaria di sinistra, dopodiché anastomizziamo, suturiamo, cuciamo, detto banalmente, sulle coronarie i condotti, in modo tale da portare il sangue lì dove non arriva, perché c'è una stenosi, un restringimento dell'arteria malata. Il nostro obiettivo qual è? È quello di poter offrire al paziente il miglior trattamento possibile. Vedete, quando finiamo di confezionare queste anastomosi, queste suture, si fa ripartire il cuore che era fermo. Quindi la nostra preoccupazione è sempre la ripartenza del cuore dopo che l'abbiamo fermato. Devo dire che però nella nostra routine fortunatamente il cuore riparte sempre e ci sono delle tecniche che ci permettono di preservare il cuore mentre è fermo. Quello che abbiamo fatto nel corso degli anni. Nel corso degli anni si è cercato di evolvere la tecnica, per esempio per quanto riguarda la tecnica per l'intervento di bypass aorto coronarico, oggi l'intervento viene eseguito anche a cuore battente, senza l'ausilio, senza l'aiuto della macchina cuore-polmone, utilizzando ad esempio questo sistema che vedete, che è uno stabilizzatore, si chiama coronarico, fermiamo la parte di cuore e lì suturiamo il condotto per portare il sangue lì dove arriva. Innovazioni future sono queste che vedete, cercare di fare l'intervento con una tecnica mini-invasiva, piccoli tagli e con tecnica anche toracoscopica. Ci stiamo arrivando e spero di... E questa è un'altra delle avventure che ti vedrà nel tempo protagonista con l'equipe del professor Gerosa. Se posso permettermi, in aggiunta, il professor Gerosa un po' di tempo fa ha anche eseguito il primo intervento di bypass aorto coronarico tra le varie eccellenze fatte a Padova con il robot. Sì. È stato anche quello un intervento molto entusiasmante, utilizzando il robot Da Vinci. Che è una bella cosa, perché Padova ha anche il robot Da Vinci che viene usato da varie equipe chirurgiche. Adesso vediamo il trattamento delle valvole, se non sbaglio. Assolutamente. Vediamo sempre con le animazioni, perché la trasmissione è in orario protetto, quindi non deve essere cruenta. Ecco. Vediamo questo intervento che ci descrive sempre Vincenzo Tarsia. Eccoci, allora, questo che stiamo vedendo possiamo definirlo assolutamente un intervento di chirurgia, di cardiochirurgia microinvasiva. Un intervento eseguito senza l'ausilio della circolazione extracorporea a cuore battente. Si esegue con una piccola incisione sul torace, oppure si può fare anche attraverso l'accesso femorale. Si raggiunge la valvola malata con questi cateteri che vedete. La valvola aortica è una valvola che si ammala spesso, soprattutto nelle persone anziane. Noi riusciamo a trattarla anche con questo intervento microinvasivo, come vi dicevo, quindi vedete si allarga la valvola, si dilata e poi si posiziona per tenerla appunto dilatata e far sì che ci sia un normale funzionamento, questa valvola che vedete, questa è una valvola definita transcatetere. Questo tipo di intervento può essere fatto con un piccolo taglietto sul torace, sulla parte sinistra del torace, ripeto, senza fermare il cuore, senza macchina cuore polmoni. E addirittura, se si fa con l'approccio trasfemorale, può essere fatto anche con il paziente sveglio, senza anestesia generale. Quindi questo è importante per le persone di una certa età che hanno bisogno, per esempio che hanno una grave stenosi aortica, che possono recuperare molto bene con questo, e hanno una valvola vera, non è una dilatazione della valvola, è una valvola che funziona. Assolutamente sì, valvola vera che funziona e che devo dire in questo particolare momento storico viene riservata a pazienti ad alto rischio con una certa età, per esempio gli ultraottantenni. Devo dire che si sta cercando di estendere anche l'indicazione a pazienti un po' più giovani. Devo però anche dire che l'intervento tradizionale, che può essere fatto anche con tecnica mini-invasiva, quindi non microinvasiva, quindi sempre con l'ausilio della circolazione extracorporea, la macchina cuore-polmoni e fermando il cuore, è assolutamente un intervento che oggi garantisce dei risultati eccellenti, sia in termini di mortalità, quindi sopravvivenza, che in termini di qualità di vita. E devo dire che le valvole impiantate con tecnica, diciamo, chirurgica tradizionale hanno una storia, quello che noi definiamo un follow up, un controllo molto lungo. Molto lungo. Quindi questo è il grosso vantaggio oggi della cardiochirurgia, cioè poter associare la tradizione all'innovazione. E in questa innovazione però non abbiamo tanto follow up, però probabilmente sarà buono.
hai propriamente centrato il punto. Sì. In questo momento, diciamo, il tendine d'Achille della chirurgia nuova che sta arrivando è che non abbiamo un controllo nel lungo termine. Arriverà. Ad oggi, quindi, per far passare gli anni. E il tempo ci dirà come vanno. Adesso c'è un altro intervento, diciamo transcatetere o comunque microinvasivo, che è quello famoso del professor Gerosa sulla valvola mitrale, per la quale è stato invitato proprio a parlarne come innovatore a Cape Town per i 50 anni del primo trapianto di cuore di Christian Barnard. Sì, devo dire che sono molto orgoglioso di poter presentare questo tipo di intervento, perché quello che mi fa riflettere è che di solito noi italiani partivamo, tutti siamo partiti, siamo andati all'estero, ma partivamo per andare all'estero per acquisire nuove tecniche, per copiare, imparare, per riprodurle poi imparare, in Italia, nel nostro ambiente, nel nostro. Invece questi adesso vengono a imparare da noi. E questo è incredibile. Infatti, è l'inversione che ha creato la scuola giovane di Gino Gerosa. Infatti questa è stata la nostra fortuna, perché che devo ricordare ai telespettatori che è stato seduto lì sulla poltrona dove c'era Vincenzo in questo momento, Vincenzo Tarsia, lì c'è stato Gino Gerosa, lo troverete su YouTube in una puntata famosa di medicina a confronto. Sì, devo dire, è incredibile come gli americani, piuttosto che i tedeschi, gli inglesi, arrivano in Italia per vedere questa tecnica e ne rimangono tutti molto entusiasti, perché ovviamente è incredibile come si può andare a riparare, in questo caso, non sostituire, la valvola mitralica, quindi con delle patologie che riguardano una popolazione differente, sono pazienti più giovani, dove c'è un prolasso della valvola che crea però, ripeto, un'insufficienza severa della valvola. Non vuol dire prolasso, malattia severa, prolasso vuol dire che c'è questa valvola che è ridondante e che non è allineata con l'altro lembo, cioè due lembi e la valvola mitralica. La tecnica, vedete, dall'apice del ventricolo sinistro a cuore battente senza ausilio della macchina cuore polmoni, si vanno a posizionare delle corde nuove, sì, perché questa malattia è una malattia che viene creata o perché le corde tendine si allungano o perché si rompono. E cosa si fa? Si va a sostituirle con delle neocorde. Corde artificiali posizionate lì dove le corde native o sono ammalate o sono rotte. E quindi questo è molto interessante. È un intervento che sembra semplice e lo diventa semplice, però ovviamente in mani esperti. Assolutamente, è un intervento che devo dire che in mani esperte ormai è diventato un intervento rutinario, possiamo dire, nel nostro centro. È un intervento che è molto interessante anche perché oggi crea una sfida del cardiochirurgo. Permette di farlo anche precocemente, perché è giusto farlo presto quando c'è il problema, piuttosto che aspettare le complicazioni del muscolo. Benissimo, anche questa è un'osservazione assolutamente puntuale. Sì. Questo tipo di intervento deve essere fatto col timing, col tempo giusto. Cioè bisogna intervenire quando c'è l'insufficienza della valvola e prima che l'insufficienza della valvola provochi un'insufficienza del ventricolo, una malattia sul cuore. Quindi con questa tecnica si può intervenire precocemente, si può andare a riparare la valvola, e questa tecnica, devo dire, che è il massimo della sinergia che oggi abbiamo tra tecnica e tecnologia. Sì. L'abbiamo messo insieme, appunto, come dicevamo prima, tradizione e innovazione. Cioè. E questa tecnica rappresenta il massimo da questo punto di vista, sinergia tra tecnica e tecnologia. Sì. E quindi quando mettiamo insieme questi due aspetti, riusciamo a trattare anche quei pazienti che una volta erano inoperabili. Certo. E questo è il messaggio importante, perché diciamo tutti i pazienti possono essere operati in cardiochirurgia con la tecnica che abbiamo a disposizione, ma un tempo c'erano dei pazienti che erano assolutamente inoperabili, perché oltre alla malattia cardiaca o c'erano un'età molto avanzata o c'erano quelle che chiamiamo comorbidità, cioè malattie oltre la patologia cardiaca, certo. Il rene malato, il fegato malato o altri tipi di malattie, che quindi l'intervento cardiochirurgico, un intervento sicuro con la cardiochirurgia tradizionale, per quel paziente non andava bene. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo disegnato l'intervento giusto per il paziente giusto. Perfetto. Questa è la filosofia. Possiamo far vedere la riparazione della valvola mitrale fatta con una tecnica più tradizionale. Adesso la regia ci fa vedere questa tecnica più tradizionale in cui la valvola viene tagliata e riparata. Assolutamente, questo che si vede,
questo filmato vedete la valvola mitralica, che è una valvola, come vedete, fatta da due lembi. Il lembo, che sulla parte inferiore dello schermo sembra ridondante, che tende ad andare verso l'alto, verso di noi, è prolassante. Vedete, quello è un prolasso del lembo posteriore, di una parte del lembo posteriore che si chiama P2. In questo caso, quando non c'è indicazione a fare l'intervento di neocorde, cioè di andare a impiantare quelle corde che abbiamo visto precedentemente, si può fare un intervento tradizionale dove si va a rimuovere la parte prolassante facendo una resezione e poi suturando le due parti che abbiamo rimosso precedentemente. Vedete, si rimuove la parte prolassante, questa resezione quadrangolare, e si uniscono le due parti rimanenti, in questo caso la P1 e P3. Dopodiché si aggiunge, per completare questo tipo di intervento, l'anello, perché andiamo a fare quello che si chiama anuloplastica mitralica, aggiungiamo un anello lì dove l'anello è dilatato. Quindi resechiamo e poi con dei punti passati sull'anus, come si sta cominciando a intravedere, si impianta questo anello che serve proprio per stabilizzare l'anus e per dare dei risultati ottimali anche nel lungo termine con questo tipo di tecnica. Questa è una tecnica di riparazione della valvola mitralica, è una tecnica che può essere fatta con tecnica mini-invasiva, sì. Cioè quindi senza aprire lo sterno, e quindi il taglio grande sul torace al centro, si può andare in torocotomia andando praticamente attraverso un'incisione piccola di 5-6 cm a riparare questa valvola malata. Probabilmente si farà in futuro anche con il robot anche questa. Sì, negli Stati Uniti sono partiti a fare anche questo tipo di intervento con i robot. Devo dire che noi ci abbiamo pensato ovviamente di farlo anche con robot, però al momento non abbiamo visto i grossi vantaggi, perché con un piccolo taglio di 5-6 cm si riesce a fare quello che si fa con robot. Sì. E quindi voi avete la mano molto rapida poi. Sì, diciamo che non offre in questo momento dei vantaggi grazie così importanti rispetto alla tecnica mini-invasiva, anche la tecnica con robot. Però, perché voi siete molto bravi neanche nelle suture molto piccole eccetera, quindi non avete questo grosso problema. E meno male, perché siete anche dobbiamo dire avete un'altissima qualità tecnica personale ciascuno di voi. Prossimo filmato abbiamo invece qualche cosa di più tradizionale. Eccolo qui, adesso questi sono i device extracorporei, di cui anche qui Gino Gerosa è molto contento, perché anche qui ha grossi risultati, grossi primati. Ecco, spieghiamo che cos'è questa circolazione, diciamo, di assistenza al cuore, diciamo extracorporea ma piantata nel cuore, per cui il paziente può aspettare il trapianto con comodo. Sì, direi, per andare a commentare subito il video e poi ritorniamo al commento di prima. Questo è un sistema di assistenza meccanica al circolo, quelli che noi chiamiamo VAD. Banalmente si dicono cuori artificiali, ma in realtà non sono dei cuori artificiali, perché vanno a sostituire soltanto una parte del cuore. In questo momento si vedeva quella turbina che andava a sostituire la parte sinistra del cuore. Sono quelli che chiamiamo LVAD. Dispositivi di assistenza ventricolare sinistra, e che vengono utilizzati, come si diceva precedentemente, o come ponte al trapianto cardiaco, come bridge diciamo, to transplant, quando ovviamente l'organo non è disponibile, oppure in alternativa al trapianto cardiaco, quindi come destination therapy. Devo dire questo, che la cardiochirurgia e soprattutto la cardiochirurgia dell'insufficienza d'organo, in questo caso dell'insufficienza cardiaca, è una cardiochirurgia che anche qui ha avuto delle grosse innovazioni. Come si diceva all'inizio della presentazione, c'è stato il primo trapianto di cuore fatto nel 1967. Da lì in poi anche a Padova è stato fatto il primo trapianto di cuore in Italia. Purtroppo il numero di organi attualmente disponibili non sono sufficienti a garantire il trattamento di tutti i pazienti affetti da insufficienza cardiaca, da scompenso cardiaco. Che sono tanti. Sono tanti anche perché, avendo ottimizzato sia la terapia medica e avendo ottimizzato anche il trattamento per esempio dell'infarto cardiaco con l'angioplastica primaria, arrivano sempre di più pazienti vivi ma che hanno il cuore che non funziona, malato. Allora per questi pazienti cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare la risorsa del trapianto cardiaco, ma è una risorsa che spesso non è disponibile immediatamente e non è nemmeno per tutti. Allora la tecnologia ci è venuta in nostro aiuto. Come? Con questi dispositivi di assistenza meccanica al circolo che vanno a sostituire la parte sinistra, in questo caso LVAD, del cuore. E con questo si può arrivare ad avere una buona qualità di vita. Ma Gerosa con la sua equipe sta studiando il cuore artificiale.
però nell'attesa del cuore artificiale italiano è di un certo tipo, ha usato dei cuori artificiali che sono già in commercio, che però non sono per tutti, perché hanno delle dimensioni o troppo grosse o troppo piccole. Allora, intanto abbiamo già avuto anche questo supporto, per esempio, importante, e anche questo è un po' un primato, anche questo, un supporto artificiale a un cuore in attesa di trapianto. Assolutamente sì, come si diceva all'inizio della presentazione della cardiochirurgia di Padova, nel dicembre del 2007 è stato fatto il primo impianto di cuore artificiale totale 70 cc, quindi era un cuore grande che si poteva utilizzare soprattutto in persone che avevano una superficie corporea, quindi una corporatura, diciamo così, di un certo tipo. Però proprio a partire dal 2015 si è reso disponibile il cuore artificiale, come l'hanno chiamato, anche il mini cuore. Sì. Il cuore che ci ha permesso anche di impiantare per la prima volta in Italia, e anche in quel caso per la prima volta al mondo, un giovane ragazzo che aveva necessità di questo cuore artificiale totale. E devo di 26 dire, anni, dobbiamo dirlo. Cioè, sì, un ragazzo giovane, proprio di giovane, 26 anni, sì, che era già stato trapiantato, sì, e che quindi praticamente, grazie a questo cuore artificiale totale, che si è reso disponibile proprio nel 2015, c'è stata la necessità per quel ragazzo nel 2015 e siamo riusciti a trattare subito questo. Sì. Il cuore artificiale totale, diciamo che è differente rispetto al VAD, perché vuoi sostituire completamente il cuore, completamente, e lo sostituisci con cosa? Con un cuore meccanico. Meccanico. Cuore meccanico nell'attesa di un trapianto cardiaco, perché quello che rimane del cuore nativo è pronto per riceverne un altro. Assolutamente sì. Sì, siamo pronti, sì, dopo il periodo necessario per poterlo candidare il nuovo trapianto, sì, cardiaco, sì, di procedere con un nuovo trapianto cardiaco. E questo, allora, è incredibile. La ricerca vostra adesso è in due filoni importanti, più grossi di tutte quelle che fate, è la ricerca di un cuore artificiale italiano che vada bene per tutti, quindi di una dimensione accurata, e qui siete già abbastanza avanti, e la Regione Veneto, proprio il governatore Zaia ha dato anche un suo contributo come regione, e poi dall'altra parte un cuore, diciamo, biologico, che nuovo, che nascerà da impiantare con cellule staminali. Sì, assolutamente vero. Padova sta lavorando per produrre un mini cuore italiano che vada bene per tutti. Sì. E questo è un traguardo che speriamo nei prossimi anni di vedere realizzato. Nel senso, si sta lavorando abbastanza molto presto, sì, abbastanza, sì, speriamo, presto, speriamo, sì, insomma. Sì. E l'altro filone è quell'altro filone più avanti, che viene sempre condotto dal laboratorio però, del professor Gerosa, sì, e un questo laboratorio si sta cercando in questo laboratorio di produrre un cuore in laboratorio, sì, utilizzando appunto le cellule staminali. E questa è un po' più lunga, però anche lì mi pare che ci siano risultati già incoraggianti. Sì, diciamo proprio di sì. Purtroppo il tempo, come vedi Vincenzo, è finito, ma ringraziamo il dottor Tarsi per essere stato qui con noi questa sera a spiegarcelo, ringraziamo la sua equipe e mandiamo i migliori saluti di buon lavoro a Gino Gerosa e a tutti gli altri. Ringraziamo anche i tecnici e gli infermieri di quel reparto di cardiochirurgia, perché lavorano moltissimo e sono molto molto disponibili. Ringrazio anche la regia per la pazienza che ha avuto oggi, e a voi telespettatori diamo appuntamento per la prossima puntata. Tarsia, ci vediamo alla prossima. Anche grazie a tutti.